Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video da Mr. Captain. Oggi siamo qua per l'incidente che è successo 2 settimane fa, 3 settimane fa, anche un mese fa, a Roma, che degli youtuber stavano facendo una sfida su... Ovvero 50 ore su una Lamborghini. E però hanno fatto questo incidente stradale uccidendo un bambino di nome Manuel che aveva solo 5 anni. Aveva solo 5 anni. 5 anni aveva solo. Il poverino è morto. Però di questa cosa che mi fa incazzare proprio, che cazzo, che i giornalisti dicono è tutta colpa del telefonino, è tutta colpa dei video che fanno, anch'io sono youtuber. Hanno incolpato loro perché stavano facendo il video, ma porca puttana, non stava guidando mentre teneva il telefono. Un suo compagno stava tenendo la telecamera e Matteo stava guidando senza tenerla perché la teneva un suo amico. Quindi, ma che cazzo andate a dire cazzate, porca puttana? Sempre tutta colpa dei social, scusa. Ma un avvocato, un presidente, la Giorgia Meloni poteva fare questo incidente. Madonna. Infatti uno youtuber andato in TV, ovvero Cap, che era un amico di Coso. Era un amico dei The Borderline. E lui, secondo me, ha avuto ragione in quella diretta che ha fatto là in TV. Perché gli altri dicevano solo cazzate, invece lui diceva tutto il vero che c'è da dire. Quindi dico, giornalisti oppure gli altri là che fanno su Mediaset, su Canale 4, su Canale 5, TG5, non sparate cazzate, dice solo cose vere, porca di quella, vi sto chiedendo solo questo. E non c'entrano niente i social con l'incidente. Perché l'incidente poteva succedere a tutti, non solo ai youtuber, per colpa dei social. E quindi, secondo me, è questa la vera cosa. Che i giornalisti non dicono cose vere. Non dicono cose vere. Vero cagnolino, che non dicono cose vere. Non dicono niente vero. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ho fatto questo video all'improvviso perché volevo solo chiarire questo dibattito. Tranquilli, il video del mare ci sarà, che l'ho fatto ieri pomeriggio, lo pubblicherò domani. Quindi, ciao al prossimo video. E quindi i giornalisti, quelli del TG, non dicano mai cose vere. Mai. E quindi ci vediamo al prossimo video.